Bene, parliamo in questa serie di video delle persone invidiose. E vediamo come smascherare rapidamente le persone invidiose. Prima di affrontare questo tema, però, ti ricordo il mio seminario di Torino, venerdì 10 gennaio 2020 a Torino, e su come sedurre le persone difficili, come sganciarsi dai narcisisti, riferimento al 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non potesse seguire il seminario dal vivo può abbonarsi al canale Massimo Taramasco, basta andare sulla home page del canale Massimo Taramasco e alla voce abbonati. Il tastino abbonati, che accanto al tastino iscriviti ti abboni e potrai scegliere tra i due livelli di abbonamento. A livello top avrai anche le video registrazioni dei corsi e a livello base avrai diciamo, a livello base avrai delle lezioni mirate. A livello top entrambe le cose. Allora, bene, 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 bene. Intanto iniziamo a parlare, quindi mentre ti iscrivi comunque naturalmente al canale, mi segui sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Bisogna rendersi conto di una cosa fondamentale, parlando delle persone invidiose, che l'invidia è veramente molto pericolosa. Le persone invidiose tendono a farti del male, spesso sono anche persone narcisiste, sono persone che cercano proprio, vanno proprio alla ricerca per generare, diciamo, della sofferenza agli altri, perché l'invidia è figlia della rabbia, diciamo così, e quindi le persone invidiose sono spesso estremamente pericolose. È un sentimento veramente negativo è l'invidia. Dietro l'invidia, diciamo, si nascondono poi tutta una serie di sentimenti, no? Che di fatto sono anche rabbia rivolta verso se stessi, che poi viene ribaltata verso gli altri. Ma sono anche il senso di inferiorità, il senso di inadeguatezza, ad esempio, la frustrazione, la rabbia, l'odio. E quindi tutto questo, diciamo, fa sì che queste persone non tollerino il successo degli altri, non tollerino le risorse degli altri, non tollerano che le altre persone possano raggiungere degli obiettivi. Perché è come se togliessero qualcosa a loro, quindi loro cercano di svalutare gli altri e di danneggiare gli altri perché non possono sviluppare se stessi. Chi non può sviluppare se stesso ed è affetto da invidia cerca di distruggere l'altro. È un po' come dire, muore Sansone con tutti i Filistei, cioè nel senso che piuttosto distruggono anche loro stessi, ma entrano in un meccanismo compulsivo che non riescono più a governare e possono anche veramente distruggere completamente loro stessi. E questo è un qualcosa di estremamente negativo e quindi è importante smascherare subito le persone invidiose. C'è un aforisma di William Arthur Ward che dice: benedetto colui che ha imparato ad ammirare, ma non ad invidiare, a seguire, ma non imitare, a lodare, ma non lusingare, a condurre, ma non a manipolare. E invece gli invidiosi fanno tutto il contrario, perché fingono di ammirare, ma in realtà invidiano, fingono di seguire, di prendere atto, ma in realtà vogliono copiare, vogliono imitare. Ti lusingano, ma non perché sia una lode vera e propria, lo fanno proprio per poi poterti manipolare, perché poi un fine, diciamo così, dell'invidioso è alla fine, purtroppo, o per fortuna, cioè, perché poi questo ci consente anche di riconoscerlo, il fine è quello di manipolare comunque e manipolare sempre le altre persone. Questo è un po' l'obiettivo che gli invidiosi hanno. E allora noi dobbiamo renderci conto di questo fatto, dobbiamo renderci conto di questa situazione e riuscire a smascherarli. Ci sono diverse modalità per capire se abbiamo a che fare con una persona invidiosa. Le modalità sono modalità non verbali.